I precari del 2006 erano più o meno precari di quelli di oggi? Erano meno precari, e mi permetto di dirlo perché in quegli anni anche il discorso sul precariato era un discorso che sembrava condurre a una soluzione del precariato, per cui si parlava della precarietà come di una condizione da risolvere. Ne parlava la politica, ne parlavano i talk show, era un tema, io mi ricordo gli inviti da Santoro quando andavamo, mi ricordo che chi c'era ministro, mi ricordo chi erano i consulenti che davano i consigli sia alla destra che alla sinistra, talvolta entrambe. E mi ricordo che comunque c'era una presa di coscienza, anche gli intellettuali la sollevarono quella cosa, eh. Cioè in quegli anni io mi ricordo Bagliani che scrisse "Mi spezzo ma non mi impiego", Desiati che scriveva "Vita precaria, amore eterno", mi ricordo, oltre a me, mi ricordo Aldo Nove che aveva proprio raccontato in un piccolo romanzo, in un pamphlet, che cosa si viveva a livello di precarietà. Cioè c'erano Simona Baldanzi che raccontava le vestaglie blu, quindi le tute in fabbrica, le donne in fabbrica, cioè c'erano gli scrittori che raccontavano la realtà in quel momento, c'era un'attenzione. Quello che è successo è, io ho avuto un primo segnale della normalizzazione del precariato, quindi non della risoluzione ma della normalizzazione, intanto nel tentativo di modificare la parola, trasformando appunto la precarietà in flessibilità. Ci dicevano: dovreste essere contenti, che palle il posto fisso tutta la vita, la noia, fare sempre la stessa cosa come i vostri genitori, morire, come ho scritto proprio per Repubblica il 1° maggio, col necrologio che dice cosa siete stati, Mario Rossi, finanziere in pensione. Molto meglio invece poter fare molti lavori, sperimentarsi, solo gli insetti si specializzano, perché dovete fare la stessa cosa tutta la vita? Ti facevano sentire un vecchio barbogio, perché tu invece pensavi, sai, il mutuo non cambia, dura 20 anni, se io cambio lavoro 20 volte il mutuo me lo potrò permettere, mio figlio mangia tutti i giorni, non gli posso dire oggi mamma fa questo e domani chissà, perché per lui le cose non devono cambiare. Nel momento in cui tutte le cose sono stabili, l'unica cosa che deve ballare è il lavoro. Ecco, questa era la favola che cercavano di darci a bere. A un certo punto ci sono stati due segnali, uno era quello del linguaggio, appunto, cercare di infiocchettarci la precarietà come flessibilità, solo che l'unica cosa che si piega era la nostra schiena, a 90 serenamente. L'altra questione invece era il sindacato, e io qui proprio una cosa, perdonami Abubakar, tu sei un sindacalista ma so che tipo di sindacalista sei, io non ho nessun problema a dire che in quegli anni il campanello d'allarme me lo squillò la CGIL, perché con, vabbè, diciamo anche i nomi, dai, che è sempre bello insomma dirlo, c'era il cinese che era in quel momento presidente della Cofferati. Segretario Cofferati della CGIL, accadde questo, che Cofferati varò una branca del sindacato che si chiamava NIDIL, un acronimo che voleva dire nuove identità lavorative, bellissimo, no? Oggetto lavorativo non identificato, gli UFO, eravamo noi. Cioè, anziché orientare il sindacato per fare la lotta affinché le persone che avevano contratti precari rientrassero sotto gli ombrelli sicuri dei contratti nazionali, che erano quelli dei diritti acquisiti, il sindacato creava una stanza a parte per noi, dove dovessimo entrare non in quanto telefonisti, non in quanto operai, non in quanto contadini, ma in quanto precari. Cioè, anziché essere qualificati per quello che sapevamo fare, venivamo qualificati per i diritti che non avevamo. Ed era il sindacato a fare questa roba. Quindi nel momento in cui il sindacato dice: per voi non possiamo fare niente tranne darvi un nome e una stanza dove potete radunarvi tutti e lì poi decidiamo cosa fare, il risultato è che 13 anni dopo non si è fatto ancora niente. Quindi da quel punto di vista ti dico, i precari di oggi, quelli che fanno gli stessi lavori di allora, lo fanno con meno speranza, con nessuna speranza di vedere la soluzione. Oggi i precari, che possono essere i ragazzi di Deliveroo, i ragazzi che portano il cibo in bicicletta, che può essere una condizione analoga a quella dei call center di 13 anni fa, questi ragazzi hanno molte meno speranze, molte meno aspettative di vedere la loro situazione cambiare di quanto non ne avessimo noi illusi 13 anni fa. Perché la politica in quel momento ci ascoltava, invece la politica oggi, la precarietà non è più neanche un tema. In bocca a chi la sentite questa parola? Non la dice più nessuno. Sì, consideriamo una cosa.